Allora, ho un dilemma. Questa sera Marci deve fare una live per un'azienda che fa prodotti di cibo, ok? Non vi voglio fare il nome perché giustamente è una roba sua, non è roba mia, ma ha un problema, non sa cucinare. E quindi oggi, ragazzi, nuova puntata di Cucino da te, ma diversa dal solito perché non sarò io a cucinare, ma insegnerò a Marci a cucinare. Ok, potrebbe essere tipo una roba che prende fuoco tutta la cucina perché sì, cucineremo in ufficio. Ma sono super curioso di vedere come andrà la cosa. Venite con me in questo video. Qua potete vedere il set di questa sera. Ciao raga! Io volevo farlo vedere con calma il set. Sei pronto? Cucini anche tu insieme Aspetta, a noi? aspetta. Ma l'hai fatto con la bocca. Ah, sbatto. Cucina anche Zio, Marco ma che questa sera. set hai fatto? Bello! Vecchio, ma tu sei proprio una stella, Ho un problema, ho dimenticato la giacca. Ah, la giacca da chef. Eh sì, perché mia mamma l'ha lavata. Prima però di fare ogni altra cosa, adesso andiamo a farci un aperitivo perché bisogna pensare bene a quello che c'è da cucinare. Poi vi faccio vedere un po' tutto, perché in realtà i ragazzi che hanno questa attività sono super fighi. Cioè, nel senso, signori, se volete nei prossimi video di Cucino da te, darmi a me gli alimenti e io cucino. Per me non è un problema, Cioè, io sono qui disponibile. Chef Buddy all'azione. In tutto questo mi sono dimenticato di dirvi la cosa divertente. È che tutto questo verrà fatto in live su Twitch. Se prende fuoco la cucina, rido. Comunque io non dovevo andare a fare l'aperitivo con loro perché Marcia alla fine mi ha convinto a prendermi anche questa per dopo. È l'unica cosa che non cucineremo oggi, ti rendi conto? No, ma la mettiamo nel microonde, quindi la cuciniamo. Ma ti rendi conto che oggi cucinerai? Sei pronto? Sei fino a prova contraria! No! E vabbè, è pronto, è pronto. Come potete vedere. Ah sì, sono tornato dall'aperitivo comunque, non ve l'avevo detto prima. Qua ci sono delle ricette che i ragazzi di HelloFresh ovviamente propongono da fare con le ricette che abbiamo. Quindi, per semplificarmi anche un po' la vita e insegnare a Marcia a cucinare velocemente, prenderò lo spunto da queste ricette. Perché vedete, tipo, sono scritte super fighe in modo dietro che abbiamo tutta la ricetta già pronta. E là c'è sempre il quadro che ci fissa là in fondo, guardatelo. Comunque, secondo voi Marcia sarà in grado di cucinare queste ricette senza bruciare nulla? Dopo vedremo. Intanto aspettiamo ancora una tipo mezz'oretta, se non sbaglio, prima che inizi la live e boh, ci sarà da divertirsi, ma veramente tanto. Potrei definirlo incidente di percorso, ma ho troppa fame per aspettare le 9. Mi sto mangiando una brioche al cioccolato. Ed è una bomba. Raga, non riesci a far partire la live. Ti vedo. No. Una cosa fa fare in cuore. No. Sì. Allora, la live è partita. Come al solito ricordo di seguirci in live per fare queste cose. C'è il mitico 7. Marci, che ricette hai scelto di fare oggi? Allora, Che ti darò una mano a preparare. facciamo queste tre qua, facciamo quelle che sono più fattibili perché comunque siamo in studio. Allora, bocconcini di maiale con qualcosa, wrap di pollo e poi c'è la bistecca di Il manzo cacio, di sai cos'è? carote. No. È un insieme di spezie. Buono, ti farò sembrare che. Avete visto? Sta già imparando, ragazzi, perché io non gli ho detto nulla e sa tutto da solo. Allora, c'è da fare una cosa. Leggi qua. Pelare le carote, no, non le possiamo pelare le carote, quindi facciamo quello così. No, ti prego, lo faccio io, per favore, però non devi farlo, cioè, Perché ok. sono bravo io? Me l'ha insegnato il mio zio che fa lo chef. Fa proprio lo chef, loro Ho fanno capito, così. ho capito, anch'io facevo lo chef, E bro. perché non posso farlo Too io? much qua, ti va carota dappertutto, te lo Ma no, posso ma tranquillo. assicurare. Ah, tu dici mangiamo con la pelle, chi se ne frega? No, vabbè, quello no, perché Ma che dovresti la pelle lavare. della carota è buona, eh? Capito? Le dovresti lavare con la spugnetta. Come vedete, qua abbiamo tutti gli ingredienti. E Marci, per fortuna, c'ha questo da seguire. Dove vedi questa insalata? La buttiamo. No, l'insalata la Nel mangio senso io. la tieni, ma usiamo il coso dentro per lavare. Marci è riuscito a tagliare le carote. Adesso abbiamo la nostra bellissima bistecchina qui, il prezzemolo, quelle robe lì, erba cipollina. E dobbiamo cuocere tutto. Allora, scaldare una pentolina al tempello d'acqua per persona, scioglietevi il miele, aggiungete un cucchiaio di cumino, sale e pepe, facciamolo. Iniziamo subito così d'ignoranza. Lo fai tu allora. Ti vado a prendere solo dell'acqua. L'olio ce l'ho io. E non posso, ti sto portando la pentola, guarda. Mamma mia che riprese, ragazzi. Qua mi davano una laurea ad honorem, lo sai? Non lo sa, non lo, evidentemente non lo sa. Vado a prendergli l'olio, va. Vediamo all'opera il maestro. Potresti farmi tipo un po' anche tu la voce a Ligino Massari mentre fai. Allora stiamo Cioè, mettendo Ligino Massari non mi piace che un pochettino di mimi con un po' di ganache al cioccolato. Non è vero, stiamo mettendo un po' di miele per fare una salsina. Ok. Qua l'olio è già caldo, te lo dico. Sì, lo so, bisogna mettere l'ogliettino. Dov'è l'altro? È là, schiaccialo. Hai il coraggio di farlo? Guardate che. Ragazzi, potete scrivere Marci Chef per favore in chat? Uno spammino, grazie.
Ma non sbucciarlo. In camicia, Marci, dagli in camicia. Ok. Mamma mia, una bella agliata qui in ufficio, che buona. Siamo riusciti a fare delle carote. Adesso gliele controllo io a Marci. Intanto lui sta pulendo la carne, cioè asciugando la carne. Asciugandola sempre un po' la carne. Guardate, dà anche consigli. Come mai? L'ho formato talmente bene che dà anche consigli di cucina. Cioè, io veramente. La salsina sta andando. Vi porterete con noi, raga? Volete che ci avviciniamo? Se no possiamo avvicinarci. Ma sì, un po' ti può avvicinare. Guardate che bella salsina che sta venendo fuori qua. Ci siamo quasi, raga. Mamma mia, oh, ma sei uno scemo. Ma le carote devono andare un pochino. Belle, belle però, stai facendo un ottimo lavoro, Marci. Non mi aspettavo che tu fossi uno chef. Ora stiamo preparando anche la salsina da mettere insieme alla carne. Però dovresti pulire, eh? Cioè, non so, lavori su posti sporchi. Sì, hai ragione, ma non abbiamo il canovaccio, il coso per pulire. Guardate che bella salsina, yogurt e erba cipollina. Ho messo un po' meno olio di quello che mi diceva, che secondo me è un po' troppo. Sì, beh, decisamente. Però secondo me viene molto, molto buona. Ora sto facendo la carne. Sei pronto per far la carne? Fisicamente e psicologicamente? Io sono un genio per fare le carni. Solo che io purtroppo ho un difetto. La mangio veramente al sangue. Ecco, questa cosa la possiamo evitare. Lo so che per avere più sapore nella carne dovresti farla. Mamma mia, sentite qua. Allora, per farla media, circa, sono 2 minuti per lato. Noi faremo 1 minuto e mezzo, così ci veniamo incontro. No, 2 minuti sono... Questa qui 2 minuti ce l'hai già bella cotta, eh. Quindi falla, lasciala così un attimo e poi ci mettiamo d'accordo. Per ora vi devo dire, anche voi della live, che il buon Marquitz mi sta stupendo un botto e secondo me viene super buona sta roba, sai? Scusate, stavo salvando un attimo la bistecca mentre lui leggeva. Guardate qui cos'è venuto fuori, Chef Marci. Grazie all'abbonamento. Chef Marci ci sta sorprendendo. Comunque devo dire che cucinare in studio ci sta venendo bene. Cosa ne pensi? Visto poi sarà una cazza fra un mese. Ma sì, a noi piace. Ma se aprissimo un attimo la finestra. Magari, sai com'è. Cioè qua abbiamo le finestre completamente barricate, guardate. No, l'olio, ragazzi. Marci ha appena tolto la carne e adesso butterà le carote per fare una salsina. Tutto questo ovviamente gliel'ho spiegato io, eh? Cioè nel senso... È ovvio, certo. Certo, proprio, gliel'ho proprio spiegato, vero? Dillo. Ovvio, ovvio. Dillo, se no c'ho... Sì, sì, me l'ha spiegato lui, raga. Occhio che bru... vabbè. Mamma mia, taglia la carne che qua ci siamo quasi, 2 minuti ed è pronto. Impiattamento. Di lato, no? Mettilo di lato, sì, di lato, vai così, impiattamento. Guarda che mi devi fare un piatto 5 stelle lusso, eh. 5 stelle lusso, marocnei. Puoi mettere anche l'insalatina, per favore? Ma proprio un pochino per far finta, vero? Dai, ma a me piace l'insalata. Guarda che si è riaccesa la padella. Marci, sta andando a fuoco tutto. Ma sì, ma schiaccia off e via. A posto! Il com'è? Primo... Allora, l'impiattamento dovremmo ti dirò... Dovremmo metterci la salsina di fianco. Sì, la salsina di yogurt. Mettila tipo in un angolino. Mamma mia, va qua. Oh, allora, ti dirò. Per averla fatta da 2 scappati di casa come noi... Hello Fresh, vi prego, mandateci tutte le settimane. Tutto quello che volete, tutti i menu nuovi, mandateceli. Io metterei un filino d'olio anche sulla carne. Ma proprio un goccio, basta, preciso. E ora direi di andare all'assaggio. Assaggio? Vai. Assaggia tu, dai. Vado io. E poi l'assaggio io. E così almeno posso dire. La carne? Ma la carne è buona. Ora, signori, assaggerò io. Il caro Egigno Massari. Che vuole fare una reaction in live, in diretta. Qui non c'è filtro. Raga. Questo piatto l'abbiamo pagato... Quanto abbiamo pagato? 36 euro, ragazzi? Una bistecca diviso leggera 10, così sì. Tutto mi tagli un pezzettino? Cioè, io sono un po' schizzo, posso prenderlo, guarda, faccio così... Cioè, in totale 3,60 euro sto piatto? Ci sta. Allora, taste test. Io assaggio tutto insieme perché non funziona. Oh, la carne è buona. È che a te piace cruda, a me piace più cotta. Con la salsina, secondo me, è meglio. Che buono. Buona. Sentiamo le carote. Mmm. Mmm.
le carote sono buone. A quest'uomo gli diamo un buon 9. È buona questa pure. E la prossima volta lo sfideremo in un'altra sfida di cucina. E anche voi, mi raccomando, altra sfida di cucina, ragazzi, dovete spammare come lo schifo. Abbiamo finito anche la live di Marci. È stato non stancante di più. Anzi, oltretutto, se avete delle posate da regalarci a Games Week, ci trovate venerdì, sabato e domenica. Ma questo lo metterò anche all'inizio video, quindi... Ragazzi, ci vediamo al Games Week venerdì, sabato e domenica. Mi raccomando, portateci delle posate per permettere a Buddy... Ovviamente non portate coltelli, portate solo forchette o cucchiai. Per permettere a Buddy di poter andare nelle nuove puntate. Comunque... Detto questo, Marci ha superato i test, Marci è stato super bravo, ha cucinato delle cose super buone e no sponsor, raga, ma i signori di HelloFresh ci hanno dato degli alimenti super, super freschi per poter fare anche questa roba che mi hanno permesso di farlo cucinare al meglio. Noi ci vediamo in un altro video. Ora vado a pulire tutto. Vado? Andiamo!